imprenditore dell'Unione Sovietica, sulla sinistra quello della Repubblica Federale Tedesca. Vi racconterò anche un pochino la storia tortuosa di questa finale, che tra l'altro ha visto l'Italia sorteggiata al primo turno proprio contro la Repubblica Federale Tedesca, quindi praticamente gli italiani hanno dovuto disputare quasi una finale, e dobbiamo dire che ci sono rimasti anche male. L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro in questa specialità con Stefano Cerioni. Mauro Numa, come tutti quanti sapete, era andato fuori nel quarto di finale con Romankov grazie ad una stoccata che era stata mal interpretata dal presidente della giuria. Borella era rimasto escluso dall'individuale per una sua disattenzione, per una sua distrazione. Quindi l'Italia era sicuramente una delle nazioni favorite, anche perché campione uscente, infatti a Los Angeles aveva conquistato la medaglia d'oro. Quindi affrontare immediatamente la Repubblica Federale Tedesca ha creato non pochi problemi sul piano psicologico alla squadra italiana, che è stata sconfitta per 9-6. Ma comunque, andando per ordine, nella parte alta del tabellone si affrontavano Unione Sovietica e Cina. I sovietici vincevano per 9-5, mentre il confronto fra ungheresi e francesi si concludeva a favore dell'Ungheria per 9-4. I sovietici poi andavano sull'8 pari con gli ungheresi e decideva naturalmente il numero delle stoccate. Nella parte bassa Italia e Germania Federale, vinceva la Germania Federale per 9-6, mentre la Polonia incontrava la DDR, vinceva la DDR per 9-3. Nel confronto fra le due Germanie erano gli occidentali a vincere per 9-4. Da qui appunto la finale per il primo e il secondo posto tra l'Unione Sovietica e la Repubblica Federale Tedesca, mentre Ungheria e Repubblica Democratica Tedesca. Intanto vedete che c'è Apsiadur, Apsiauri, e Scratch, Ulrich Scratch per i tedeschi. Ecco, questi sono i due schermidori, sono presenti sulla pedana. La situazione, come vedete sul tabellone, è di una stoccata a zero a favore del sovietico. Andando avanti nel tabellone, dicevo che l'Ungheria e la DDR si affrontano per il terzo posto, quindi per la medaglia di bronzo, mentre dall'altra parte del tabellone ci sono gli esclusi. Quindi i cinesi, sconfitti dai sovietici, affrontano i francesi, che avevano perso con l'Ungheria. La vittoria va ai francesi. Nella parte bassa si affrontano Italia e Polonia. L'Italia sconfitta dalla Repubblica Federale Tedesca e la Polonia dalla Repubblica Democratica Tedesca. Il confronto è vinto dalla Polonia per 9-7. Francesi e polacchi poi si affrontavano per il quinto posto, mentre l'Italia e la Cina si dovevano affrontare per il settimo posto. Questi gli altri schieramenti completi, poi vi darò anche la particolare. Intanto tocca, come vedete, Apsiauri, quindi due stoccate a zero a favore dell'Unione Sovietica. Ricordo che è sufficiente che una delle due nazioni arrivi a 9 vittorie, quindi si può concludere il confronto anche sul 9-0 in teoria. Il confronto termina, ma si può arrivare fino all'8 pari, e allora bisogna fare il computo delle stoccate. Intanto viene assegnata ora la stoccata alla Germania, quindi Repubblica Federale Tedesca, 2-1 il parziale. Per quanto riguarda l'Ungheria, in pedana aveva presentato István Búza, Zsolt Erszeg, Robert Gatay, Pál Szekeres e István Zelei. La Repubblica Democratica Tedesca, Aris Enkelmann, poi aveva presentato Adrian Germanus, Aris Enkelmann, Jens Ove e Jens Gusek. La Francia, Laurent Bell, Patrick Gros, Youssef Osin, Paul Lotelier e Philippe Homme. La Polonia, Leszek Bandak, C.
Sieseschi, Kielpikoski, Sipnieski e Zik. La Cina, Xiaopei Lao, Yuong Liu, Chong Ye, Zigeng Gang. E l'Italia, infine, Andrea Borella, Stefano Cerioni, Federico Cervi, Andrea Cipressa, Mauro Numa. 3-2 il parziale a favore dell'Unione Sovietica nel primo confronto di finale. Ma vediamo di dare uno sguardo, come dicevo, ad alcuni dati nel corso della giornata, per esempio al confronto fra l'Italia e la Corea. Si affrontavano Andrea Borella e Yeon Kook Kim. Intanto mette a segno la penultima stoccata Absiauri, 4-2, vedete il parziale, quindi seguiamo la conclusione di questo confronto in modo tale da poter segnare e assegnare in questo caso il primo punto. Vedete, Absiauri va a vincere contro Skrek. E Skrek così rimane a 2 nel suo primo confronto. Ora vediamo, c'è di fronte, quindi l'Unione Sovietica conduce per una stoccata a 0 nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. Un torneo massacrante, diciamolo subito, questa prova a squadre, con sorteggi che non sono stati certo benigni. Tanto qui rivediamo la stoccata decisiva, c'è l'attacco, la parata, ed ette l'esultanza naturalmente di Absiauri, ma è la stoccata decisiva, l'attacco, la parata e tocca. Bravissimo, doveva necessariamente attaccare Skrek, ce l'ha provato, ma gli è andata decisamente male e quindi ha segnato il primo punto all'Unione Sovietica. Ora assistiamo al secondo confronto. Quindi sulla destra sempre dovrebbe esserci il sovietico e sulla sinistra infatti il sovietico. Ibrahimo contro Vedner. Anvar Ibrahimov, Anvar Ibrahimov contro Thorsten Vedner. Scattano, avete visto, è partito già la cronometro, quindi sono già trascorsi praticamente quasi 30 secondi, bisogna arrivare a 5, l'invito vedete del sovietico, un confronto questo nella fase iniziale meno aggressivo di quanto non lo fosse quello che l'ha preceduto. E allora dicevo, andiamo a guardare i parziali per seguire un pochino la strada dell'Italia. Non è stata, come ho già ricordato, un'esibizione straordinaria quella della squadra italiana, condizionata, ripeto, da un sorteggio nella fase finale. Nella eliminatoria aveva affrontato la Corea, Borella sconfiggeva Yeon Kook Kim lasciandolo a zero, praticamente Borella andava ad ottenere 3 vittorie ed una sconfitta come Mauro Numa, mentre Andrea Cipressa riportava 2 vittorie e una sconfitta, Federico Cervi una vittoria e una sconfitta e Stefano Cerioni una vittoria. Il totale delle vittorie per la squadra italiana 9, le stoccate messe a segno 57, quelle subite 38 nel complessivo. Per la Corea 5 vittorie, 38 stoccate messe a segno, 57 subite. L'Italia aveva affrontato anche il Giappone, mettendo a segno 9 vittorie contro i 2 del Giappone, 53 stoccate a segno, 34 subite, Giappone 2 vittorie, 34 stoccate messe a segno, 53 subite. L'Ungheria invece aveva sconfitto la Corea per 9 vittorie a 6.
mentre tra Repubblica Democratica Tedesca e Polonia erano i tedeschi orientali a vincere per 9-3, mettendo a segno 55 stoccate su Venone 27, l'esatto contrario naturalmente da parte degli avversari. Nelle due semifinali, come ho già detto, l'Unione Sovietica sconfiggeva all'Ungheria, 57 le stoccate messe a segno dall'Unione Sovietica, 51 a quella dell'Ungheria, 8 vittorie pari, da qui il maggior numero di stoccate messe a segno e il passaggio dell'Ungheria in finale. Mentre fra le due Germanie il successo era piuttosto netto per i federali, quindi per la Germania occidentale, con 9 vittorie contro le 4 della Germania dell'Est e della DDR, 51 le stoccate messe a segno contro le 36 subite. È importante verificare anche quanto è successo fra Polonia e Francia, detto con la Francia che vinceva per 9-3, 54 stoccate messe a segno dai transalpini, 42 stoccate subite. Tra Polonia e Unione Sovietica vinceva per 9-6 l'Unione Sovietica, 64 stoccate a segno, 53 subite. Tra Francia e Unione Sovietica, sempre nei preliminari, la vittoria per i sovietici per 9-4 con 59 stoccate messe a segno contro le 46 subite. Italia-Cina, vittoria per l'Italia per 9-4, 58 le stoccate messe a segno, 40 quelle subite. Ecco, quindi questo il quadro completo di quello che è successo in precedenza, e poi ho già raccontato i particolari. Ho già raccontato, dicevo, i particolari invece di quello che è successo nella fase finale, quindi nel turno finale. Con intanto vedete il replay, ci viene proposto, guardiamo, attacco, parata e poi ancora attacco, vediamo come viene giudicata questa stoccata, è stata assegnata all'Unione Sovietica. È stata assegnata la stoccata all'Unione Sovietica da parte del presidente della giuria. Ne sempre nella fase preliminare, nel primo girone. Al primo girone prendevano parte la Repubblica Federale Tedesca, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna eliminata. Nella secondo Ungheria, Corea e Canada, eliminato il Canada. Nella terza Unione Sovietica, Polonia e Francia, eliminata la Polonia. Nella quarta Italia, Cina e Giappone, eliminato il Giappone. 1-0 dunque il parziale per il successo di Apsiaduri nei confronti di Skrek, Ulrich Skrek. Sono ora di fronte Ibrahimov e Wedner. E la parziale fino a qualche istante fa era di 2-0 a favore dell'Unione Sovietica, che naturalmente è la grande favorita di questa prova. Mancano 2 minuti e 44, c'è da sostituire come vedete l'arma. Il presidente della giuria di questo confronto è sempre l'italiano Alessandro Carpentieri. Naturalmente è sostituita l'arma, i 500 grammi di peso che devono essere sostenuti dalla punta della lama. Il controllo naturalmente che il contatto elettrico ci sia e che funzioni. E quindi si sta per riprendere. C'è stato anche il controllo, avete visto, hanno appoggiato i due schermidori la punta della lama sul corpetto, quindi sulla torace, il punto in cui bisogna toccare perché la stoccata sia valida. 2-1 il parziale. Ecco, c'è l'alto da parte
dell'arbitro si era rifugiato il tedesco al di là della linea blu, quindi c'hai due metri, e tocca il sovietico. C'era stato l'attacco, contrattacco, e poi il sovietico che riesce a toccare. 3-1. Vediamo se viene assegnata questa stoccata. Era andata a segno il sovietico su una parte non valida, quindi non valida la sua stoccata, infatti si era accesa la luce bianca e non è stata assegnata la stoccata. Andiamo all'attacco il tedesco. Stoccata non assegnata, c'era contemporaneità, simultanea, quindi tra le due non assegnata la stoccata, le lame che vanno a toccare in una parte del corpo non valida, quindi in questo caso, per usare un termine abbastanza facile, non abilitata per assegnare la stoccata. Ricordo, dovete stare attenti alle luci rossa e verde. Quando si accende la luce rossa è perché il tedesco sulla destra che ha toccato, quando si accende la luce verde è l'esatto contrario. Già trascorsi praticamente 3 minuti e 2 secondi. 6 minuti, 4 minuti e 2 secondi, scusate, sono 6 minuti complessivamente a disposizione. Si rifugia oltre la linea blu il sovietico. E tocca il sovietico, 4-1, ad una sola stoccata dal successo. Una sola stoccata dal successo. È stato l'attacco, come avete visto, del sovietico che ha affondato, e l'attacco del tedesco. Para e si rifugia oltre la linea blu il sovietico. Simultanea. Non viene assegnata la stoccata, non viene assegnata questa stoccata, non si sono accese le luci rosse, poi non abbiamo assistito al risultato della prova. Vediamo cosa decide il presidente della giuria. Il tedesco federale ha lamentato una stoccata non segnalata. Ecco, vedete che due si toccano, vengono controllate le armi. E questo succede talvolta. Ora, purtroppo l'inquadratura non ci propone l'immagine anche dei due praticamente pilastri che ci propongono il quadro completo della situazione, quindi quando si illuminano, e ci deve essere successo effettivamente qualcosa, perché ora c'è un attimo d'attesa. Non sappiamo se il meccanismo elettronico che sta sul tavolo
è sul tavolo che è posto proprio davanti alla pedana. Comunque attendiamo di verificare se verrà prontamente risolto. Anche dietro. Mitico Ibrahimov ha messo a segno la sua quinta stoccata e quindi va a superare Paider. Quindi vittoria e secondo punto, ecco qui vediamo l'assalto conclusivo ed è d'anticipo netto, c'era stata una finta da parte del tedesco sulla quale è sull'invito comunque da parte del sovietico che ha toccato di precisione, è lo stesso tedesco che praticamente è caduto nella trappola dagli stesso preparato, sta di fatto che ora la situazione è di 2-0 a favore dell'Unione Sovietica. Ora vediamo che c'è Romankov, Sasha Romankov per i sovietici e Bär, Matthias Bär per quanto riguarda la Repubblica Federale Tedesca, attendiamo la conferma. Comunque sopra pressione, ecco Romankov, medaglia di bronzo nell'individuale, mentre Bär era uno dei grandi attesi nella prova ma ha fallito, era stato salvato dall'italiano Andrea Borella nella fase preliminare ma poi nel secondo turno è stato eliminato. Ecco infatti vedete la conferma, quindi Matthias Bär contro Alexander Romankov, terzo confronto, quindi ancora una volta i sovietici presentano in pedana un mancino, questo dovrebbe essere un confronto altamente spettacolare. Molta prudenza come potete vedere con Bär che ora sta subendo la pressione dell'avversario. È un confronto questo molto delicato anche sul piano psicologico perché il terzo punto eventualmente messo a segno dall'Unione Sovietica potrebbe condizionare il rendimento della squadra avversaria, anche se ricordo la strada da percorrere è tanta, intanto è già trascorso un minuto e mezzo praticamente, un minuto e 27 secondi, praticamente non abbiamo assistito a nemmeno un assalto. Ed è Bär che va a toccare con il sovietico che praticamente stuzzicava l'avversario con la finta, fintava l'assalto, con Bär che però riesce, come avete visto, a toccare. Quindi una stoccata a zero a favore della Repubblica Federale Tedesca. Bär naturalmente vorrà riscattare la delusione, quindi ecco tocca ancora Bär con una straordinaria semplicità, come avete visto, e ancora Romankov
che si era portato in avanti, si era rifugiato oltre la linea blu. Eber aspetta l'attacco dell'avversario, vedete ancora una volta si rifugia oltre la linea blu. È sull'attacco di Romankov, vedete, tocca e mette a segno la terza stoccata. 3-0, quindi a favore di Berra. Parziale 3-1 a favore di Berra. Finta l'assalto Romankov. Intanto che sorprende il suo avversario, mette a segno la seconda stoccata. Dimostrazione di grande classe da parte del sovietico. A quel punto probabilmente Berr non si attendeva l'attacco e quindi si è fatto sorprendere. Una stoccata alla conclusione, sull'attacco ancora di Romankov che pensava di ripetere quanto gli era successo all'assalto precedente, stavolta invece è Romankov che riesce a toccare e mette a segno la quarta e penultima stoccata. Ha così la possibilità la Germania di accorciare distanze, tocca Romankov. Stoccata valida, 4-3 a favore di Berra. Ed è la stoccata decisiva, ancora una volta sull'attacco di Romankov, Berr para e tocca, 5-3 a suo favore, quindi Berr ottiene il successo per 5-3 con Romankov, quel che più conta, rivedete la conclusione, quindi l'assalto decisivo, qui dalla frontale, l'attacco. Ecco l'attacco ancora di Romankov con Berr che lo elude questo attacco e tocca con la punta del fioretto, quindi mettendo a segno la stoccata decisiva. Ora la situazione è di 2-1 a favore dell'Unione Sovietica. Argento per il fioretto. Attacco fermo, guarda Valabo. Ancora il sovietico, quindi 3-0. Riesce a toccare ancora Ilgar Mamedov, quindi mette a segno la terza stoccata. È stato molto bravo Berr ad ottenere il successo con Romankov. In genere Romankov è sempre piuttosto abile nel portare gli attacchi, ricorderete sicuramente il suo confronto con Mario Numa. Assalto deciso, provocare l'avversario e poi attoccarlo, tutta una serie di finte, è caduto una sola volta nella trappola a Berr e la stoccata conclusiva è stata un chiarissimo esempio della sicurezza con la quale il tedesco occidentale è andato a segno. Va a segno ancora
Mamedov, quindi mette a segno la quarta stoccata, 4-0, piuttosto veloce, 4-1, 4-1, non 4-0. È stata interruzione dell'assalto, come avete visto si è accesa la luce bianca. Era stoccata non valida da parte del tedesco. E mette a segno la stoccata, non è valida in quanto ha toccato quando ormai aveva già superato la linea blu, quindi era riuscito a mettere a segno la stoccata, quella decisiva a Mamedov non viene assegnata perché ormai aveva superato la linea blu. Tenta comunque di colpire Mamedov in questo praticamente corpo a corpo. Va a infilarsi la punta del fioretto di Mamedov all'interno, ecco, all'interno del corpetto. Ecco, vediamo che ancora una volta viene controllato se si accendono le luci, e ancora una volta il tedesco a protestare. E c'è qualcosa che evidentemente non funziona perché si ripete costantemente. Era successo anche nel confronto precedente, giustamente a un certo punto viene anche il dubbio che ci sia un problema, che quindi uno dei due, in questo caso schermidore, possa essere danneggiato, e che quindi soltanto quando uno schermidore si rende conto di aver messo a segno una stoccata in maniera precisa e protesta. Naturalmente il clan tedesco con la signora Bess va a protestare, è sempre stato abbastanza impulsivo il commissario tecnico dei tedeschi, d'altronde ha sicuramente ragione a protestare, e già la seconda volta che succede è sempre ai danni di un rappresentante tedesco federale. E ripeto, non sempre gli schermidori protestano perché non sempre sono sicurissimi di aver messo a segno la stoccata, e questo naturalmente lascia pensare che la macchina non funzioni, che ha corrente alternata, e questo naturalmente può anche modificare l'andamento delle cose in pedana. Nel fioretto a squadre il primo successo l'Italia l'aveva ottenuto nel 1920 con Baldo Baldi, Tommaso Costantino, Aldo Nadi, Nedo Nadi, Abelardo Olivier, Oreste Puliti, Pietro Speciale e Rodolfo Terlizzi. 4 anni più tardi a Parigi invece era la Francia ad ottenere il successo con Lucien Godin, Philippe Catiau, Jacques Coutreau, Roger Ducret, Henri Jobier, André Labattu, Guy Deluger. Eidersoff e Ivan Osier. È comunque un'alternanza di successi quello fra l'Italia e la Francia, e non sfugge a questa regola nemmeno il 1936 a Berlino, dove gli italiani conquistano la medaglia d'oro davanti ai francesi, i tedeschi federali, l'Austria, il Belgio, gli Stati Uniti, l'Argentina e l'Ungheria. E i francesi, fedeli a questa cadenza, nel 1948 a Londra vincono davanti all'Italia. Per i francesi André Bonin, René Bugnol, Jean Buin, Jacques Lataste, Christian
Doriolà e Adrian Rommel. Per gli italiani, Renzo Nostini, Manlio Di Rosa, Edoardo Mangiarotti, Giuliano Nostini, Giorgio Pellini e Saverio Ragno. Per il Belgio al terzo posto, Giorgio de Bourguignon, Henri Paternoster, Edouard Yves e Raymond Bru. Poi al quarto posto gli Stati Uniti, al quinto l'Argentina, a pari merito con l'Egitto, Gran Bretagna e Ungheria. I francesi si ripetono nel 1952, sempre davanti agli italiani, che presentavano Giancarlo Bergamini, Antonio Spalino, Manlio Di Rosa, Giorgio Pellini, Renzo Nostini, Edoardo Mangiarotti. Al terzo posto gli ungheresi, al quarto gli egiziani. E tanto, come vedete, in pedana non si risolve stavolta il problema e quindi la perdita di tempo è davvero notevole. Nella 56 a Melbourne sono gli italiani a vincere, con Edoardo Mangiarotti, Giancarlo Bergamini, Antonio Spallino, Luigi Carpaneda, Manlio Di Rosa e Vittorio Lucarelli. Al secondo posto la Francia, con Christian Doriolà, Bernard Baudou, Claude Netter, Jacques Lataste, Roger Closset e René Quaco. Al terzo posto l'Ungheria, con Josef Gyuriska, Josef Sakovic, Miali Fulop, Andre Tilly, Lajos Somodi. Al quarto posto gli Stati Uniti, al quinto la Gran Bretagna, a pari merito con i sovietici. Radio Milano Internet. E finalmente in pedana si riprende, quindi 4-1 a favore di Ilgar Mamedov nei confronti di Matthias Gay. A destra Mamedov il sovietico, a sinistra Gay il tedesco federale. Speriamo che l'inconveniente non abbia più a verificarsi, in effetti è trascorso davvero tanto tempo inutilmente. Attacco a fondo del tedesco con il sovietico che si rifugia oltre la linea blu. Mette a segno la stoccata il tedesco, quindi 4-2 la situazione a favore di Mamedov, che tra l'altro nel tentativo di toccare si scompone e quindi va a portare il sedere per terra. Protesta il tedesco. Avete visto l'allè da parte del presidente della giuria, Alessandro Carpentieri. Nulla di fatto in questo assalto del tedesco, che tocca il sovietico. Tocca il sovietico Ilgar Mamedov e quindi ottiene la vittoria. Quindi Ilgar Mamedov va a vincere contro Matthias Gay e quindi ottiene il terzo punto per la sua squadra. 5-2 la sua vittoria, piuttosto netta. Vedete l'assalto conclusivo con Mamedov che va a mettere a segno il punto che consente alla sua squadra di portarsi sul 3-1. Per chi si ponesse soltanto ora davanti ai teleschermi, ricordo che stiamo trasmettendo la finale del fioretto a squadre di fronte l'Unione Sovietica alla Repubblica Federale Tedesca. L'Unione Sovietica che conduce per 3-1.
are Mr. Macalanes of Venezuela and Mr. Okawa of Japan. Le match suivant oppose Thorsten Weidner de la République fédérale d'Allemagne à Vladimir Apsiaoui du RSS. Le président est M. Brouquier de France, assisté de M. Magalhães du Venezuela et de M. Okawa du Japon. I tedeschi che dovrebbero presentare Thomas Endres, verificheremo comunque dopo. Non appena verrà assegnata probabilmente la prima stoccata, quindi ci verrà comunicato. Ecco, sono Thomas Weidner e Apsiaoui. Quindi Apsiaoui e Thomas Weidner. Apsiaoui aveva sconfitto Ulrich Schreck per 5-2 nel primo assalto, mentre Thorsten Weidner era stato superato da Ibrahimov per 5-1. Il tedesco federale, vedete anche la scritta, la sigla del suo paese, riesce a toccare ma non viene assegnata la stoccata. Era riuscito a toccare il tedesco, qui premente viene assegnata, così è infatti la stoccata d'anticipo la stoccata del sovietico di Apsiaoui, una stoccata 0 a suo favore. Non è completamente d'accordo il sovietico con il presidente della giuria francese che assegna la stoccata al tedesco, 1-1. Ci sono dei momenti di pausa sempre molto lunghi. Non dobbiamo dimenticare la notevole tensione che viene accumulata dagli schermidori. Praticamente sono in pedana. Ecco qui la stoccata viene assegnata alla sovietico. La stoccata viene assegnata alla sovietico. Protesta il tedesco, ma non c'è nulla da fare. 2-1 le stoccate per Apsiaoui. Stavolta però riesce a toccare d'anticipo il tedesco. Assalto del tedesco che riesce a mettere d'anticipo la sua stoccata nei confronti del sovietico, quindi 2-1. Sono trascorsi 1:20, ancora 4:40, sono 6 minuti a disposizione, tocca il sovietico. Attacco del sovietico che finta e poi appoggia il suo fioretto sul corpetto dell'avversario, quindi 3-2. Come avete visto ha tenuto la sua arma distesa il sovietico, non pensando di cadere nella trappola della finta e controfinta del tedesco, che invece però andava a segno eludendo l'arma dell'avversario e quindi mettendo a segno la terza stoccata.
curioso il calzettone di Apsiauri, che non intende restare su, ha provato anche ad infilarlo sotto il pantalone, detto riprova anche ancora una volta, evidentemente dà un po' di fastidio e sicuramente provoca un po' di fastidio questo calzettone che va su e giù. C'è contemporaneità, quindi non viene assegnata la stoccata. Entrambi volevano la stoccata messa a segno, il presidente della giuria spiega il perché, c'è contemporaneità. Ricordo che il commento viene non direttamente dallo Sport Complex ma dall'International Broadcast Center, l'ABC, il centro principale televisivo, dove sono riunite naturalmente tutte le radio e tutte le televisioni che propongono le immagini di questa Olimpiade. Mette a segno la stoccata ma non è valida il tedesco, in quanto l'anticipo era del sovietico che è andato a colpire una parte del corpo non valida per l'assegnazione della stoccata. E questa volta mi sembra che il tedesco sia riuscito a toccare d'anticipo, no, la stoccata non viene convalidata, quindi non viene assegnata. Identica azione precedente, stavolta il tedesco protesta, ma ancora una volta il presidente della giuria non è d'accordo con lui e quindi assegna, mi sembra, la stoccata al sovietico, che in questo caso sarebbe ad un passo dal successo e al quarto punto per la sua squadra. Così è infatti, quindi 4-3 a favore del sovietico. Si rifugia oltre la linea blu il sovietico. Non viene assegnata questa stoccata. Riesce a toccare stavolta il tedesco, quindi la situazione è di 4-5. Questo è sicuramente il confronto più incerto tra quelli che abbiamo finora visti. La situazione è di 4-5 fra Apsiauri e Weidner. Ancora una prova per verificare se si accendono le luci sul contatto, stavolta tutto funziona bene, sarebbe stato addirittura incredibile il contrario. Mette a segno la quinta stoccata, mette a segno Apsiauri la quinta stoccata e quindi assegna il quarto punto all'Unione Sovietica. Per Apsiauri c'è il secondo successo e la seconda sconfitta invece per Weidner. Competing in the next match will be Ulrich Schreck of the Federal Republic of Germany against Alexandre Romain. Quindi 4-1 si sta profilando un successo schiacciante per l'Unione Sovietica, a beneficio di coloro che soltanto adesso si ponessero davanti ai teleschermi,
oltre a ricordare che si stanno affrontando l'Unione Sovietica e la Repubblica Federale Tedesca per l'assegnazione della medaglia d'oro e della medaglia d'argento del Fioretto a squadre, vorrei ricordare, intanto rivedete ancora in pedana Romankov, Alexander Romankov per l'Unione Sovietica. E Skrek, Ulrich Skrek per la Repubblica Federale Tedesca, entrambi sconfitti la prima volta che sono scesi in pedana. Romankov da Bear e Skrek è stato sconfitto da Ibragimov. C'è un beneficio di coloro che soltanto adesso si sono messi davanti al teleschermo. Lo scontro per questa finale è giunto da una semifinale che vedeva di fronte nella parte alta del tabellone l'Unione Sovietica e l'Ungheria, con vittoria dell'Unione Sovietica per il maggior numero di stoccate messe a segno. Nella parte bassa le due Germanie di fronte della Federale Tedesca, che vince per 9-4. L'Unione Sovietica raggiunta in semifinale dopo aver superato la Cina per 9-5, mentre l'Ungheria sconfiggeva la Francia con il punteggio di 9-4. Nella parte bassa del tabellone la Repubblica Federale Tedesca superava l'Italia per 9-6, mentre la Repubblica Democratica Tedesca sconfiggeva la Polonia per 9-3. Quindi sulla destra del tabellone si andava la finale che vi ho già ricordata e che stiamo seguendo, sulla parte sinistra le squadre e quindi le nazionali sconfitte, Cina e Francia con successo dei francesi per 9-7, Italia-Polonia vincono i polacchi per 9-7. L'Italia poi andrà a finire al settimo posto della classifica. Tanto la situazione è di una stoccata pari, dovrebbe essere assegnata questa Romankov. Così infatti, vedete in sovraimpressione, la prima stoccata l'aveva messa a segno il tedesco Ulrich Skrek. L'Italia non è stata fortunata nel sorteggio, quindi ha dovuto affrontare praticamente al primo turno del tabellone finale la Repubblica Federale Tedesca. Era questa negli auspici prima del sorteggio o nelle probabilità la finale da vedere, la finale da seguire. Gli italiani, dopo aver perso appunto il confronto con i tedeschi, praticamente si sono disuniti, non sono più stati in grado di lottare, da qui anche la sconfitta con la Polonia, ma è chiaro che a quel punto, perso con la Repubblica Federale Tedesca, non c'era più nessuna possibilità di salire sul podio, e a quel punto probabilmente il quinto o il settimo posto poco cambiavano per la squadra, ricordiamo che nel 1984 aveva ottenuto la medaglia d'oro. Si è accesa la luce verde, quindi per una stoccata eventualmente messa a segno da Romankov. E infatti così è, due pari, due stoccate pari. Tocca ancora Romankov, sorprendendo nettamente Skrek, Ulrich Skrek. Mentre è ora arrivato, così come annunciato, Alessandro Carpentieri. L'abbiamo visto fino a qualche minuto fa fare il presidente della giuria, e adesso è invece qui accanto a noi per commentare il confronto fra Romankov e Skrek.
l'Unione Sovietica sta dominando praticamente questa finale, perlomeno nella prima fase, no? Innanzitutto buonasera. Io direi che hanno tirato molto bene questa sera. Pensavo che i tedeschi avessero gioco molto facile, invece sono andati avanti immediatamente i russi. Sinceramente avevo un po' di timore, Non ho visto la finale, io non ho visto le ultime fasi, non le ho viste. Ecco, quindi non sappiamo, sono scappato via. Il risultato, ho detto dell'Italia che una volta sconfitta con la Repubblica Federale Tedesca si è un pochino disunita. A quel punto in ogni caso il quinto o il settimo posto avrebbe cambiato di poco la situazione, che era in ogni caso negativa. Certo, direi i ragazzi sono tutti e cinque da medaglia d'oro o d'argento. Ovviamente perdendo la possibilità di tirare per vincere qualcosa, chiunque avrebbe smesso di tirare, o tanto meglio, avrebbe perso quella capacità, quella concentrazione per poter andare avanti. Quindi o il quinto o il settimo, più o meno era la stessa cosa. Ma cosa è successo esattamente? Perché la sconfitta con la Repubblica Federale Tedesca è arrivata per 6-9. Intanto vediamo che il tedesco è una stoccata dal successo nei confronti di Roman Koff. Entrambi sono stati sconfitti. La prima volta sono saliti in pedana, Roman Koff da Matthias Behr. La grande delusione della prova dell'individuale. E invece Shrek è stato sconfitto da Ibrahimov. Quindi ad una stoccata, ripeto, dal successo il tedesco, 4-3, 4-1 il Paeco, ha messo a segno la quarta stoccata il sovietico. Quindi Roman Koff, chi mette a segno questa, assegna il punto alla sua squadra. Ecco, è andato tutto regolare, ci sono state contestazioni, a parte il computerino che un paio di volte ha fatto le bizze, quindi non funzionava. Cos'era successo esattamente? Sì, direi innanzitutto contestazioni non ce ne sono state questa sera, fortunatamente, diciamo, è stato un match abbastanza... Intanto vediamo che Uli Shrek ha vinto questo match molto bene. E quindi la situazione di 4-2 a favore dell'Unione Sovietica. Siamo ora al settimo confronto, quindi in pedana. Ora conosceremo anche Ibrahimov, russo, un ragazzo abbastanza preparato, non fa parte della squadra dell'atletica tirato in individuale, però è un buon tiratore. E alla destra invece è Matthias Gai, che ha tirato l'individuale senza brillare tantissimo, però ecco, è sempre un uomo che ha vinto Coppe del Mondo, ha vinto svariate prove di Coppa del Mondo, un ragazzo molto bravo anche come persona, oltre che come tiratore è un signore in pedana. Vediamo che tanto non si accende la luce verde. Sì, è successo più di un'occasione, si è creato una strana uno strano contatto, per cui la macchina registrava i colpi o in ritardo o non li registrava assolutamente. E tra l'altro è successo in entrambe le occasioni ai danni dei tedeschi, i quali naturalmente ne approfittano per protestare. Diciamo che probabilmente i tedeschi federali sono i più nervosi. Beh, come... perché non ho mai visto altre squadre protestare sia nell'individuale che nella prova a squadre, protestare vivacemente come i tedeschi. Sì, il loro tecnico è più o meno il fratello gemello del nostro Attilio Fini, il quale protesta al 99% delle volte con cognizioni di causa, la certezza di aver ragione. La differenza di Emil Beck, che è il coach dei tedeschi, lui protesta a priori,
ha una sua visione della scherma, in particolare del fioretto, la avvicina molto alla spada. Secondo lui chi fa accendere per primo la luce ha ragione e non dà assolutamente, non fa menzione alla convenzione schermistica, cioè il solito discorso che abbiamo fatto anche gli altri giorni, e cioè nel fioretto chi attacca per primo ha ragione, chi tocca sull'avanzata dell'avversario, che non minaccia il bersaglio, ha ragione, le parate risposte sugli attacchi dell'avversario hanno ragione. Lui intende avere ragione esclusivamente quando la lampada si accende, a prescindere da chi a livello convenzione ha attaccato per primo o ha parato e risposto o ha fatto una delle tante azioni concesse, diciamo, dal repertorio. In ogni caso, tra chi attacca e chi difende mette a segno la stoccata valida sulla parata e la risposta. Diciamo che chi si difende può mettere anche la stoccata sull'attacco dell'avversario, composto con più finte, oppure sospeso quella frazione di tempo da poter concedere, diciamo, un controattacco dell'avversario in tempo utile, affinché il presidente di giuria dia poi ragione a questo controattacco. Però sicuramente e probabilmente, io non so da dove cominciare, probabilmente e sicuramente gli italiani hanno tirato male. Partiamo innanzitutto dall'errore purtroppo che hanno fatto i tedeschi ieri sera e che ha un po' compromesso tutta l'andamento del girone, poi della composizione del girone eliminazione diretta di oggi. Purtroppo i tedeschi ieri sera hanno perso dai francesi, hanno quindi perso la testa di serie e conseguentemente hanno dovuto tirare con l'Italia, che invece aveva mantenuto la propria testa di serie. Ormai sono anni che Italia e Germania si incontrano negli ultimi assalti, vale a dire per il primo e secondo posto. Chiaramente un po' tutti quanti siamo rimasti scioccati, i ragazzi innanzitutto, che dovevano affrontare il loro, diciamo, il loro avversario più ostico subito all'inizio. È anche da vedere che oltre ai tedeschi occidentali avremmo dovuto battere anche i tedeschi dell'est. Direi che il quarto, diciamo, dell'eliminazione diretta, il quarto più superiore era certamente più il nostro. Sì, sì, certo. Quindi il più difficile, mentre la parte alta del tabellone erano tutti incontri sicuramente più facili con più gli ungheresi e i francesi. Certo, poi passiamo invece ai ragazzi come hanno tirato. Hanno tirato un po' contratti, sentivano molto la gara. Ovviamente le Olimpiadi segnano chiunque. Stefano Cerioni, che l'ha già vinta, come Andrea Cipressa, che non aveva tirato nell'individuale. Ho visto fare due sconfitte consecutive Andrea Borella, una un po' malamente e un'altra invece tirata molto meglio. Poi ha riguadagnato una vittoria, ma certo non era Andrea Borella delle migliori giornate. Intanto il tedesco mette a segno la quinta stoccata, quindi Mattias Agay porta a 3 il parziale, vedete 5-3, si aggiudica il suo confronto con Ibrahimov e i sovietici sono ancora in vantaggio per 4-3. Intanto sono in pedana il sovietico Ilgar Mamedov e il tedesco Matthias Behr, entrambi hanno vinto il loro primo confronto. Mamedov con Matthias Gay e Behr con Roman Kopf. Dicevo di Behr, che è stato, stata la vera delusione, in questo caso per i tedeschi, era il più temuto anche da parte degli italiani, ha rischiato di essere eliminato, ma è andato avanti al secondo turno soltanto grazie alla disattenzione di Borella, mentre invece sta tirando molto bene nella prova a squadra, perlomeno nel confronto con Roman Kopf l'ha fatto. Sì, ha tirato bene, come del resto lui è sempre stato un uomo squadra, trascinatore di tutti i suoi amici. Devo dire
questo ovviamente non l'ha sentito nessuno. Al momento del suo penultimo assalto, vale a dire non questo assalto ma quello successivo, quando l'ho arbitrato io, al momento della misurazione del peso mi ha detto ancora due match poi è finito, e dava la netta sensazione che non era più in grado di sopportare né stress a livello psichico né tanto fisico, era veramente giù di corda. Ma in effetti questo torneo è davvero massacrante, dalla prova individuale alla prova a squadre, ore e ore in pedana impegnati, la necessità di conservare la calma che poi è lo stress più evidente, perché lo stress deriva dalla necessità di trovare concentrazione, di isolarsi da tutto il resto, come avere momenti in cui invece esultare, che sono momenti di lucidità diversi. Cioè, dei momenti in cui il tiratore scarica tutta la tensione accumulata in quei pochi centesimi di secondo per provocare l'avversario, per cercare di portarlo a fare l'azione che uno sta preparando mentalmente. Quindi quando uno riesce a portare nell'errore l'avversario per poi a sua volta portare la stoccata, ha quell'effetto dirompente, quell'urlo, quella sensazione di libertà proprio. Certo, sono di liberarsi riuscito. Come di un peso. Certo, infatti. Che non assomiglia certo al suono gutturale con il quale per esempio i tennisti accompagnano l'esecuzione dei vari colpi. Qui è proprio uno scaricare una tensione incredibile. Però c'è anche quello che riesce poi a diventare lucido quando scarica la tensione, perché c'è quello che esulta ma lo fa con se stesso, praticamente non si rende conto nemmeno di quello che lo circonda. C'è invece quello che va a cercare alle sue spalle, quindi fra i compagni di squadra o il tecnico, oppure in tribuna se c'è un gruppetto di sostenitori, riesce a trovare anche la lucidità per ringraziare e salutare queste persone qui e poi riconcentrarsi su quello che sta succedendo. E la cosa non è così facile, perché quello è un momento di distrazione, un momento in cui la mente cerca altre persone al di fuori della pedana, è un momento in cui uno si distacca un momentino da quello che sta facendo. Beh, direi più che altro che alcuni di questi ragazzi si aiutano con il tifo esterno proprio per darsi una carica maggiore. La concentrazione è pur vero che deve essere il massimo, però chi cerca questo tipo di carica dall'esterno serve semplicemente per aumentare la propria concentrazione e anche un po' creare un po' di atmosfera tesa. Direi che Bear è proprio uno di quei tiratori che, non facendo una scherma totalmente convenzionale, vedete che ha un sistema diciamo con cui tira un po' anomalo, quindi ecco, vedete che indica al pubblico e ai suoi sostenitori che ha messo la stoccata, e è proprio questo, lui cerca di creare questa atmosfera un po' tesa affinché le sue azioni, che non sono quasi sempre limpide, possono essere giudicate in un modo o nell'altro dall'arbitro più o meno disattento, ecco, in quel momento. Sono tutte stoccate molto al filo, diciamo, del regolamento. Vedete che lui sta costantemente con quel braccio legato dietro, tiene quel braccio dietro perché ha il vizio di coprire il bersaglio, quindi cerca di trattenersi per non mettere davanti al corpetto il braccio non armato. Vedete che tiene il passante, sì, quello, il sotto gamba, proprio per evitare che... A proposito di concentrazione, adesso non ricordo i nomi dei protagonisti, però nella fase eliminatoria della prova individuale di Fioretto c'era un, mi sembra un polacco, che conduceva per 3 stoccate ad una. Al momento in cui mette a segno la terza stoccata, un compagno di squadra, un suo connazionale, vicino tra l'altro nella panca, nelle panchine che c'erano vicino alle varie pedane, comincia ad esultare, salza in piedi e gli urla forse qualcosa, dai, vai, forza. Questo polacco ci è rimasto male, ha guardato, si è tolto la maschera e ha inveito contro il compagno. Ha perso la concentrazione e l'altro ha vinto per 5-3 e l'ha eliminato. Ma
sono cose che poi possono, subito dopo c'è stata una capitare, discussione vivace. Ecco, ci sono i soliti asti tra compagni, poi i polacchi non è che stavano tirando alla morte per andare in medaglia, sapevano che partivano sconfitti dall'inizio, non hanno una squadra come i vecchi tempi, formata da campioni come Wojda, Drimba, sono campionissimi dei tempi passati. La Polonia era sempre ai vertici, ha vinto il campionato del mondo nel 1978 ad Amburgo stracciando i secondi che erano i francesi, hanno tirato veramente, hanno tirato fuori degli schermidori veramente validi. Adesso stanno passando un po' un momento oscuro, chiaramente la tensione in pedana poi fa sì anche che tra compagni non corra buon sangue. Ecco, in questo caso non voleva assolutamente essere incoraggiato perché lui aveva trovato il suo equilibrio, certo. E quindi non voleva essere incoraggiato, non voleva perdere quella concentrazione, invece l'ha persa, molto ovviamente già chissà quante volte gli avrà detto al suo compagno di non rompere le scatole mentre che tirava, certo. Ovviamente alla fine si è risentito. Ecco, la squadra tedesca tra l'altro nel 1987 si era aggiudicata il campionato mondiale a squadre. Sì, aveva vinto il campionato mondiale a squadre, c'erano state diverse contestazioni durante la finale, io non ero presente perché ero rimasto in Italia per motivi personali, pur essendo convocato a Losanna ai campionati del mondo. Però ecco, so che durante quei campionati del mondo ci sono state diverse contestazioni, non solamente da parte degli italiani, ma anche da parte di molte altre nazioni. Però ecco, il solito punto dolente degli arbitri, non è facile. Purtroppo bisogna accettare la buona fede, nello stesso tempo anche qualche errore, qualcosa può sfuggire. Intanto Mathias Beer ha una stoccata dal successo, 4-1 nei confronti di Mamedov, Ilgar Mamedov. Ecco, questo presidente della giuria è francese. Sì, è uno dei migliori presidenti di giuria francesi, Thierry Bruquier, siamo amicissimi da tantissimo tempo. Ha passato quest'anno, non l'ho visto frequentemente sulle pedane mondiali. Infatti ho notato che era un po' indietro di preparazione, anche questa sera c'è stato qualche cosina non molto limpida. Ecco, cosa vuol dire essere indietro di preparazione per un arbitro? Purtroppo non si è preparati come vorrei dire, più che altro durante l'annata esistono determinate competizioni di categoria A, di categoria B. Mentre negli altri arbitri fondamentalmente esiste una preparazione di base e poi il calcio d'angolo piuttosto che il fallo da tre punti o da due punti non cambia. Certo. Nella scherma, se non si ha l'occhio allenato a vedere le gare, a vedere gli assalti tra i tiratori più o meno forti, si perde quel tempo necessario per apprezzare il colpo portato a segno o no. Quindi non essere, non andare a fare queste competizioni di categoria A, di categoria B, vuol dire essere poco allenati. Ecco qui Mattias che ha vinto il suo bel match. E quindi la situazione adesso è di parità: 4 vittorie per i sovietici e 4 per i tedeschi. È uno dei veri fiorettisti, uno forse degli ultimi veri fiorettisti, ha una tecnica per le mani veramente consolidata da anni, li abbiamo visto fare, io li ho visto fare nella sua lunga carriera, io ho tirato anche con lui 15 anni fa. Come andò a finire? Molto male, infatti lui però ha proseguito, naturalmente. Non credo, per lui infatti ha proseguito, io ho smesso. Quindi non dirai che è colpa di Romankov perché hai interrotto la tua carriera? No, no. Del resto alla mia stessa età più o meno, un anno più anziano. Ma perché tu hai cominciato giovanissimo, quindi sì, a fare... Sì, ho cominciato a 6 anni la scherma, con le solite trasile italiane di
tutte le categorie, dei piccolini fino alle categorie. Ecco, ci sei arrivato perché c'era una tradizione familiare oppure così? No, assolutamente, è stata semplicemente una scelta di sport. Seguire una palestra gestita dal CONI a Roma, e a 6 anni accettavano solamente bambini per la scherma. Ah. Io venivo dal CONI nuoto, poi non eravamo una gran massa, volevamo vedere se si poteva emergere in qualche altro modo. E quindi sono passato alla scherma e dopo 2 anni ho fatto il primo campionato italiano, 8º, quindi a 8 anni, e poi mano a mano fino ai campionati italiani assoluti, prima Under 20 vinti nel 74, poi secondo i campionati assoluti, squadra nazionale, poi questa è un'evoluzione normale di un tiratore medio e non... Ecco, cosa ti mancava per essere un tiratore di alto livello invece che medio? Direi un po' più di altezza, questa assolutamente era necessaria, anche perché io dovevo lavorare moltissimo in pedana per riuscire a supplire un po' a quello che era un po' il punto debole, cioè l'altezza, e lavorare molto sulla misura, e forse un po' più di fortuna, un pizzico di fortuna in più non guasta. Ecco, fare bene 4 competizioni, essere scelti per i campionati del mondo nel 73 a Buenos Aires, fare l'ultima gara prima di partire, dico una settimana prima, con visti già pronti, passaporto in regola e tutto quanto, perdere il match decisivo con Fabio Dalzotto, lui è partito, sono rimasto a casa come riserva. Quindi ecco, vedi che tutto poteva cambiare qualcosa, certo. Un pizzico di fortuna non fa mai male in queste cose. Però ritorniamo a questo confronto, il nono che vediamo in pedana sulla 4 pari, quindi mentre prima Romankov era salito in pedana, un momento in cui la sua squadra stava conducendo piuttosto nettamente, ora invece sulla rimonta dei tedeschi che si sono portati in parità, ora l'esperienza della sovietico dovrebbe giocare un ruolo importante. Non è mai stato un grandissimo uomo squadra, anzi durante le competizioni a squadre ha sempre reso molto meno. Oggi abbiamo visto fino adesso che, pur essendo in vantaggio i russi prima, lui non è riuscito ad apportare nessun successo, anzi ha fatto 2 sconfitte prima di questo assalto. Gli altri erano andati certamente molto meglio, ora sono 2-2, l'ho visto abbastanza concentrato in questo assalto. Quando lui non discute ha certamente ragione, le stoccate se le giudica da solo in pedana, perché è un gran campione. Se trova l'arbitro un po' indeciso non esita a stare zitto e cercare di tirar fuori il suo nome, ecco, facendo un po' di contestazione e un po' di, come diciamo, dicono i francesi, un po' di cinema, un po' di teatro in pedana. E quella francese è la lingua ufficiale della scherma? La lingua ufficiale della scherma, si arbitra in francese, qualsiasi discussione si deve sostenere in francese. Ecco, voi quando date il segnale per riprendere dite a lei, intanto vediamo qui che... Questo signore lo conosciamo, lo conosci? Mi pare di conoscerlo, è un po' cattivo però. È un po' cattivo. Ecco, tu per esempio, intanto è una battuta, ricordiamo ai nostri telespettatori che il presidente della giuria che vedete in questo momento giudicare questo confronto è Alessandro Carpentieri, che è qui accanto a me. Dicevo questo, tu in genere stai abbastanza lontano dalla pedana rispetto ad altri che sono più vicini? Cerco di gestire la distanza. Hai più visione periferica? Sì, no, cerco di gestire la distanza in relazione ai tiratori, in relazione alle 2 macchine ripetitrici che a mio avviso sono molto distanti l'una dall'altra. Si trova un po' di difficoltà, troppo. Quindi ecco, bisogna cercare di usare la giusta, di avere la giusta distanza per avvertire i movimenti dei ferri, il rumore del ferro,
cercare, bellissima stoccata in tempo portata da Alessandro Romakov, infatti ha vinto il match in una maniera eccezionale, molto bella questa stoccata. Soprattutto perché giunge in un momento in cui dovevano necessariamente i sovietici... Guardate, batte il tiro, batte la... eccolo lì, ha battuto il ferro, Weidner è partito con un leggero... ecco, vedete il braccio che lo tiene indietro, Romakov trova il tempo giusto, allunga il braccio, lo tocca sul petto, poi non c'è più tempo per tirare l'affondo finale, lui aveva già toccato. Quindi 5-4, dicevo, in un momento delicato dove i sovietici per forza di cose dovevano nuovamente vincere il confronto per evitare che a quel punto i tedeschi potessero prendere il largo. Ci sono differenze sostanziali fra le due scuole, fra i sovietici e i tedeschi, oppure oggi non si può più parlare di una vera e propria scuola, perché guardiamo anche gli italiani, Cerioni è completamente diverso da Numa, così come da Borella, quindi una vera e propria scuola che si possa identificare in più di uno schermidore mi sembra che non ci sia, ma diciamo in linea di massima un orientamento c'è. Sì, beh, si notano all'occhio dell'esperto, si notano le differenze anche negli stessi componenti di una nazione, si notano differenze. Tra i nostri Stefano Cerioni è una scherma completamente a parte rispetto ad Andrea Borella, Mauro Numa e chi manca ancora? Manca Borella e manca Cervi. Cipressa, che è nella stessa sala allenata dallo stesso maestro Livio Di Rosa, mentre Cervi viene da Brescia e ha una sua scherma a parte, diciamo sempre efficace, ma di un'altra scuola anche lui. Così nei tedeschi, quasi tutti sono di Tauber Bischofsheim, dove c'è la scuola maggiore, ma ad esempio Mattias Gai, che è tra tutti il più pulito, è quello che ora è in pedana, tra parentesi, che è il più pulito schermisticamente, cioè azioni più limpide, molto in linea, senza sventolare di qua e di là la lama, come per esempio fa Mattias Behr. Ecco. E quindi si ha la facoltà di poter riconoscere da che scuola parte uno schermidore. I russi sono abbastanza costruiti con una base scherma molto molto complessa, hanno dei tirocini veramente terribili, loro curano molto innanzitutto alla preparazione dello schermidore in particolar modo, cioè le azioni fondamentali devono comunque essere fatte perfettamente. Ecco, però in genere la scuola, ecco, qui sei intervenuto per che cosa? Ecco, sì, sono intervenuto perché il tedesco attaccava con il braccio un pochino indietro, nel senso senza minacciare il bersaglio, e quindi ho dato l'attacco in tempo portato dal russo sul bersaglio valido del tedesco. Ovviamente queste stoccate vengono contestate anche perché sono suscettibili di più di un giudizio, sono proprio veramente le più contestate. Purtroppo, ripeto, senza la facoltà di sentire... Ma tu hai un feeling particolare con la regista televisivo perché ti ha fatto tantissimi primi piani. Ma non saprei. So che spesso mi riprendono. Può darsi che il mio atteggiamento in pedana, anche un po' gesticolare come un pizzardone, se vogliamo tirare fuori un... passatemi un termine romanesco. Facilito molto certamente la visione al pubblico meno competente, far capire chi ha toccato, chi non ha toccato, cercare di far capire gesticolando un pochino, oltre che descrivendo ad alta voce la stoccata,
Ecco, quella che abbiamo visto era una parata e risposta molto bella. Ciauri è particolarmente, ecco, bellissimo. Non viene, non gliel'hai segnata? No, non gliel'ho segnata perché ancora una volta lui è partito con il braccio leggermente indietro senza minacciare il bersaglio. Il russo gli ha piantato il fioretto sul petto. A quel punto l'unica cosa da fare per il tedesco è quella di battere il ferro oppure comunque prendere il ferro dell'avversario, altrimenti ha torto. In questo caso ha torto, non assegni la stoccata. Beh, non l'ho assegnata semplicemente perché Apsiuri ha toccato in bersaglio non valido. Valido. Altrimenti avrei assegnato la stoccata valida. Al sovietico. Ecco, questo è importante, questo chiarimento, in modo tale proprio da poter capire meglio il meccanismo. Sì, qui c'era un attacco, una parata e risposta. Sulla parata e risposta il russo ha dato una cucciata in testa al tedesco, che sicuramente non si è fatto nulla, però aveva bisogno di un attimo di riposo. Per giunta io non ho avuto il tempo tecnico di dare l'alt, per cui il russo ha messo la stoccata e mi ha guardato come per dire: oh, perché non mi dai questa stoccata? L'alt io non l'ho sentito, e in effetti io in quel momento ho imposto un attimino la presenza dell'arbitro come unico a decidere, unico giudice. Ecco, per questo non avevo proprio avuto il tempo materiale, perché non ero riuscito a capire che cosa era accaduto, e quindi mi era mancato in quella frazione di secondo di dare l'alt. Però i tiratori ovviamente hanno capito, il tiratore in questo caso. Sì, in questo caso, sì, infatti non ha protestato più di tanto. Certo. Ecco. E qui mette a segno la stoccata decisiva. Se si vede che col colpo in testa forse qualche effetto aveva provocato. E quindi c'è il sesto punto per l'Unione Sovietica, che prova a riprendere il largo. Ecco, rivediamoci se vuoi magari commentare. Sì, ecco, qui ancora una volta il tedesco parte con il braccio indietro, il russo invece allinea bene, porta avanti la punta invece che le gambe. Guardate, il tedesco avanza col braccio piegato, il russo già sì, in linea. Sì. Ecco lì che lui tocca, e il tedesco ovviamente che non si aspettava questo attacco così fulmineo, ci è rimasto veramente male. Era un male. Attacco alla Roman Kopf. Beh, un attacco in tempo, un attacco alla Roma Kopf, diciamo un attacco di sì, certo. Chi ha un tempo abbastanza veloce di reazione in mano. I russi sono abbastanza... Io ho detto alla Roma Kopf anche perché è stato forse quello che l'ha fatto più spesso, perlomeno abbiamo seguito di più, anche perché noi nella prova individuale non abbiamo visto Apsiuri e quindi non... Sì, del resto non era il tiratore designato per il torneo individuale, doveva fare semplicemente la squadra. Secondo te il tracollo della squadra, del fioretto a squadra di quest'oggi potrebbe coinvolgere anche il fioretto femminile, la spada, la sciabola? No, perché abbiamo anche... detto... Forse il primo giorno che una medaglia d'oro di Stefano al primo giorno era qualcosa che certamente ha caricato l'ambiente. Tutti quanti, l'ambiente eccetera, non ha provocato purtroppo gli effetti sperati, cioè poi è arrivata poca roba. Certo, è arrivato come scalzo con la medaglia, con di, medaglia bronzo. Di bronzo. Non molto fortunato, è stato purtroppo un po' danneggiato da qualche stoccata. Sì, quella decisiva proprio. Quella decisiva proprio. E Cuomo che forse un pochino se l'è fatta addosso, nel senso che probabilmente gli è mancato quello spirito combattivo, per esempio che ha Cerioni. Sì. Quindi di fronte a un avversario che l'aveva già battuto nella prima fase dell'eliminazione diretta, pensava di essere destinata alla sconfitta e così ha lasciato. Non direi, ci sono però, questi temperamenti, sì, può capitare, però ecco, la spada è un'arma dove il temperamento focoso forse è deleterio, lì bisogna essere molto calmi, calcolatori, delle volte mettere una stoccata e aspettare 10 minuti è la cosa migliore. Però bisogna avere dentro l'animo spugnandi, nel senso non fare il garibaldino, e quindi come Cerioni, nel senso che l'avversario più forte è e più voglia c'è di vincere dentro. Certo, soltanto da questo punto di vista come motivazione, perché
rassegnarsi alla sconfitta significa avere già 70 probabilità di 100 di perdere. Certo, questo è fuori di dubbio. Intanto vediamo questo ragazzo, Mamedov, che ha messo a segno una bellissima parata e risposta. L'ho diretto per 3 match consecutivi nell'eliminazione diretta. Ha messo sul piatto un repertorio di stoccate molto vario, abbastanza bello. Predilige la parata di quarta e risposta così al volo sull'attacco dell'avversario. Una parata e una risposta molto veloce. Ecco, la parata di quarta è l'altezza del braccio. È quella che copre praticamente il bersaglio esterno, cioè dove è in questo momento la fascia rossa, diciamo, sì, sì. Petto alto. Ecco, in questo caso attacco di battuta e botta, però c'era stato l'alt per il metro. Quindi si riparte con nulla di fatto, 1-0 sempre per il russo, con un metro a disposizione per il tedesco, Uli Schreck. Ecco, parlando di scuole, così come facevamo prima, vi ho detto che grosso modo comunque si possono riconoscere, identificare gli schermidori, anche se differenti fra di loro, hanno un punto in comune perlomeno. In genere la scuola dei paesi come la Polonia, la Bulgaria, l'Unione Sovietica, la Germania democratica sono molto essenziali, non hanno molta fantasia, ma io non parlo della scherma, ma parlo di tutti gli sport in generale. Non dico che siano robotizzati, comunque rispondono a degli schemi ben precisi, è molto più razionale. Cosa che invece non succede per esempio nei paesi in particolare di temperamento latino, dove c'è molta più fantasia, magari che doti atletiche oppure una scuola ben precisa. Mi sembra invece che nella scherma i sovietici abbiano quel minimo di fantasia e che siano un po' diversi. Molto poca. Molto poca. Hai detto molto bene, tutta la scuola dei paesi dell'est ha uno schema molto completo e complesso di azioni, ma ne usano una parte, ma soprattutto la usano, specialmente non lo vediamo nel fioretto, nella spada, ma nella sciabola, in particolar modo usano dei meccanismi irreversibili, partono da un tipo d'azione, proseguono con un'altra, terminano con un'altra ancora e poi ripartono dallo stesso ciclo, tant'è vero che i nostri furbi, vedi meglio buon napoletano, spesso e volentieri partendo con il l'ungherese piuttosto che il cecoslovacco o il bulgaro o il russo, parte con il piede giusto mettendo una stoccata, è capace di trovarsi 3-0 perché sa che precisamente dopo quel tipo di stoccata ce n'è un'altra dove lui già conosce la contraria e immediatamente dopo la terza è già scritta come in un libro. Spesso si trova in vantaggio 3-0 quando trova l'atleta che c'ha di fronte un po' fuori concentrazione e quindi fa le cose meccanicamente, come appunto dicevi. Non hanno molta fantasia, del resto in tutti gli sport, in tutte le discipline troviamo un po' il latino un po' più all'eco, ma è stato inventato, è stato anche perché deve aiutarsi, c'è la fantasia come soccorso spesso e volentieri perché viene a mancare la voglia dell'allenamento costante, si difetta in preparazione psicofisica e quindi la fantasia è quella che in ogni momento dovrebbe, e allora facilmente si dice quella è una testa amata, avrebbe grandissime qualità ma è una testa amata, invece perché anche a lui manca qualche cosa, manca infatti quella parte che invece qualifica moltissimo questi paesi che abbiamo appena ricordati. Certo, quando riusciamo ad unire la tecnica di base con una buona dose di fantasia troviamo il campione, questo è fuori di dubbio. Certo. Stefano Cerioni è un buon esempio, ma direi più che altro
un altro grosso campione italiano, Michele Maffei, non aveva bisogno di ore e ore di pedana. Ricordo Mauzzino, Mario Aldo Montano e il cugino Mario Tullio Montano passare ore, 6, 7, 8, 9 ore in pedana, e Maffei dopo un'ora di lezione con il suo maestro e mezz'ora così a tirare con i ragazzi o comunque con gli amici della squadra era sufficiente per tenerla a un livello tale di preparazione che, aiutato poi dalla sua classe innata, chiamiamola classe, chiamiamola un po' estro, lo portava l'ha portato ai risultati che ha avuto. Ecco, Maffei diciamo per la scherma sta come Nicola Pietrangeli per il tennis, diciamo che sono due personaggi che si assomigliano moltissimo, anche Pietrangeli si allenava pochissimo poi per il tennis di allora, e poi entrambi hanno giocato sempre un ruolo di quasi di pubbliche relazioni, sono stati un po' gli ambasciatori della scherma italiana, che magari poteva contare su altri personaggi, magari anche più forti, che però personaggi non lo erano fino a quel punto lì. Certo, Michele Maffei ha vinto un campionato del mondo nel 1971 a Vienna, poi ha vinto insieme con i colleghi, tutti la ricorderanno, la sciabola squadre a Monaco, sì, nel 72. Però non l'anno della Ragno. Sì, l'anno della Ragno, di Antonella Ragno, che ha vinto anche lei l'individuale nel fioretto femminile. Però non ha fatto più grossissimi risultati di clamore a livello di campionato del mondo, mentre Mauzzino Montano ha vinto due campionati del mondo consecutivi nel 75 e nel 76, e avrebbe dovuto certamente avere diciamo più pubblicità, mentre Michele Maffei è rimasto era Michele Maffei, era il personaggio, era l'uomo, diciamo, l'uomo video. Sì, così come Guarducci nello stesso periodo lo era per il nuoto, sì, certo. Ecco, quindi e d'altronde credo che ciascuna disciplina abbia bisogno in determinati momenti anche di un personaggio che la possa aiutare a farla spingere un pochino. Sì, mi sembra, sì, che sia assolutamente indispensabile, e talvolta dispiace perché ci sono dei grandissimi atleti che fanno vita ritirata, che non vogliono essere personaggi perché amano la vita tranquilla e che magari passano in secondo ordine rispetto ad altri che invece hanno un'attività sportiva meno eclatante e che invece sono personaggi, ma ci vogliono. Sì, certo. Ci vogliono. La disciplina che non ha il personaggio è una disciplina che è costretta a faticare di più per imporsi e quindi per trovare anche proseliti. Ecco, qui si sta profilando un successo per i tedeschi. Sì, Uli Schreck sta conducendo 4-3 questo match. Ecco, ha messo a segno però la quarta. Sì, 4 pari adesso. Evidentemente io non porto bene i tedeschi, perché ogni qualvolta io ricordo che sono in vantaggio, subito dopo c'è il sovietico. Oppure da parte mia più o meno un riflesso condizionato dal risultato, perché essendo i sovietici in vantaggio per 6-4, io spero che vincano loro in modo tale da segnare. No, una bellissima parata e risposta. Uli Schreck si porta quindi punteggio 5-4 per questo match, e 6-5 invece la parziale sempre a favore dei sovietici. Ecco qui una bella parata di prima, risposta alla schiena, molto bella, il suo colpo preferito. Ecco, volevo chiederti questo, intanto rivediamola ancora. Sopra, parata e risposta alla schiena, guardate che bella. Approfittando anche del fatto che l'avversario in quel momento si era accucciato, esatto, per tirare la sua stoccata. Sì. Ecco, volevo chiederti questo, come avviene l'ordine per salire in pedana? È studiato a tavolino. Ogni squadra c'ha 5, sono 4 tiratori. Sì. Esiste un ordine predeterminato, sì, da tantissimo tempo. Ovviamente le squadre danno i nomi in segreto, in gran segreto, al direttore di torneo, il quale mette i nomi sul tabellone.
e a secondo se una squadra sta sopra nel tabellone o sta sotto nel tabellone, già conosce quali sono o i primi assalti se vuol tentare di chiudere subito il match, o gli ultimi assalti per tentare di difendere a denti stretti fino all'ultima stoccata il match, e ovviamente piazza i suoi uomini migliori come meglio crede. Per dire, l'ultimo assalto, che è il 4 il 3-8 se non sbaglio, o il 4 o il 4-8 adesso non lo ricordo, ovviamente bisogna sempre mettere il più tranquillo, quello che al momento del bisogno non si emoziona, perché se l'ultimo tira il match è gioco forza, che deve essere quello più tranquillo, perché se si emoziona non serve. Ma nello stesso tempo non può essere anche il più forte, perché nel caso in cui l'altra squadra ha piazzato i suoi uomini migliori all'inizio con i primi match, lui che è il più forte non andrà mai a fare l'assalto suo, quindi l'altra squadra perde quella facoltà di utilizzare l'uomo migliore, quindi deve essere l'uomo più in forma, direi, né il più bravo né il peggiore, deve essere il più in forma, il più tranquillo, deve andare a fare l'ultimo match. Abbiamo detto che tutti gli assalti sono già predeterminati, c'è una serie di quattro ogni volta, ognuno tira con i quattro avversari a turno, ovviamente. Quindi nel confronto a squadre abbiamo al massimo 16 confronti. 16 incontri, certo. Ecco, però ogni squadra presenta 5 elementi attraverso i quali naturalmente sceglie i 4 che poi segnala. Sì, c'è sempre la riserva, se qualcuno si fa male, se qualcuno tira male, il capitano di squadra viene dall'arbitro, comunica che un determinato tiratore verrà sostituito, non può essere né il tiratore che è in pedana né quello che deve venire immediatamente dopo chiamato, ma ci deve essere almeno un assalto, diciamo un match intermedio. Questo anche se il tiratore sostituito è già sceso, è già salito in pedana. Sì, certamente, può essere sostituito solamente diciamo in una fase immediata, solamente il tiratore che per accident, come dicono, come si dice per regolamento, cioè per incidente, ha subito un trauma e non può riprendere più l'assalto. Allora in quel caso l'assalto è perso e entra immediatamente l'altro tiratore, diciamo la riserva, senza preavviso ovviamente. Naturalmente non può esserci un'ulteriore sostituzione, quindi il tiratore sostituito non può rientrare, insomma non siamo nella pallacanestro dove c'è l'alternanza dei giocatori, si esce tranquillamente. Per esempio la squadra italiana, Cerioni l'ha presentato pochissimo in pedana, se non erro, nella fase eliminatoria. Ma la fase eliminatoria è normale, il campione in questo caso Cerioni, poi anche notevolmente influenzato. Sì, diciamo che non normalmente non tirano mai, ecco, specialmente con le squadre più deboli non tirano mai quelli forti, si cerca di far tirare la riserva, fondamentalmente ha fatto 15.000 chilometri, dovrà fare 15.000 per ritornare a casa, non gli si fa tirare nemmeno due stoccate, insomma è un po' ecco, ma è successo, cattivo. È successo, adesso non ricordo se due o tre Olimpiadi fa, proprio all'Italia. Sì, è vero, ricordo molto bene questo fatto, è successo proprio nel 1972 a Monaco, dove per un errore nostro, diciamo come nazionale, non è stato mai fatto scendere in pedana Rigoli. Quale poveretto non è stato nemmeno premiato. Esatto, non ha preso la medaglia. Purtroppo in quell'anno era previsto che solo i tiratori che scendevano in pedana potevano essere premiati, quindi lui non è stata data la medaglia d'oro, non risulta medagliato. Poi ci fu una cerimonia a parte, certo, ovviamente nostra, eccetera, però lui non ha avuto. Quindi nella storia e negli annali non rimane. Non rimane e non figura. Ricordo la disperazione, il dispiacere. Chiaro. Con gli altri che però si erano dimostrati tutti solidali e volevano contribuire immediatamente per. Certo, infatti lui è stato comunque chiamato sul podio, si sono messi delle medaglie in 4 su 5, ecco. Hanno fatto un po' una cosa all'italiana con un po' di estro. Certo.
con quel pizzico di fantasia che sa anche di riprovero in questo caso. Certo. Di riprovero per chi non l'aveva fatto. No, più che altro per gli organizzatori, perché sì, è parsa immediatamente agli occhi di tutti una pagliacciata. Certo. Fondamentalmente pure noi, per esempio, qui abbiamo la medaglia del terzo posto, no? La medaglia di bronzo, però si gioca regolarmente, si tira regolarmente il terzo e quarto. Adesso vorrei sapere per quale motivo i boxer prendono due bronzi, o i lottatori prendono due bronzi, o la, ma una volta succedeva il judo anche, prende tre bronzi, due bronzi. Ecco, una volta succedeva anche nel pugilato, non è stato fatto disputare più l'incontro di semifinale, innanzitutto perché non c'era più tempo, perché il torneo di pugilato è il più lungo, il giorno dell'apertura ci sono i primi incontri e le finali il giorno della chiusura, e quindi fare ulteriori incontri non c'era spazio a disposizione. E poi perché tutto sommato un incontro in più per pugili che rischiavano di arrivare alla semifinale prendendo anche troppe botte diventava eccessivamente pericoloso. Allora, siccome i pugni fanno male e se arrivano quando uno è stanco fanno ancora più male, hanno deciso di premiare con il bronzo entrambi. È una misura tutto sommato precauzionale, infatti succede nella lotta. Certo, succedono specialità dove si rischia. Si rischia. Un pugile magari che arrivava alla semifinale sconfitto duramente dall'avversario, ci arrivava stanchissimo, fargli fare dopo un paio di giorni un ulteriore incontro significava spesso e volentieri mandarlo al massacro. Certo. Oppure pugili feriti che erano costretti a rinunciarvi. Si erano create tutta una serie di ingiustizie e allora hanno preferito, intanto medaglia più medaglia meno, salvaguardare un pochino l'interesse del pugile. Succede anche magari che nel canottaggio la medaglia d'oro scompaia sott'acqua perché per festeggiare il successo magari prendono il timoniere oppure uno dei componenti, il più disponibile, e lo mandano in acqua. È successo anche sulla Fiume Anna, dove c'è chi è rimasto purtroppo per lui senza la medaglia, e siccome le acque non sono limpidissime, la medaglia d'oro non si trova. Ora probabilmente il comitato organizzatore ne darà un'altra. Adesso purtroppo non posso nemmeno dire esattamente a chi sia successo, ed era proprio l'ultima giornata di gare domenica dove l'Italia ha conquistato le due medaglie d'oro. Sì, ho visto la scenetta in televisione, qui quel poco che si riesce a capire dalle immagini, perché ovviamente la lingua è micidiale. E era il nostro timoniere, il piccolino, è andato a finire in acqua. È andato a finire, come regolarmente lo fanno finire. Il buon Peppiniello finisce sempre in acqua quando si vince. E questa volta già c'era la medaglia, però mi è sfuggita dalla testa, e ho visto poi dei sommozzatori che hanno cercato di rintracciarla. Tra parentesi, le immagini non hanno fatto vedere Peppiniello che finiva in acqua, non hanno fatto vedere quando usciva fuori, e hanno staccato dall'immagine, hanno riattaccato una parte dove si vede un sommozzatore, sembra quasi il Peppiniello è rimasto in fondo al fiume insieme alla medaglia. Sì, questo è vero, infatti che ho commentato il confronto, la prova in diretta, ho anche commentato il momento in cui Peppiniello di capo veniva spedito tranquillamente in acqua dai fratelloni terribili, però poi non avevo più seguito esattamente quello che era successo. Ma siccome ne avete tante di medaglie d'oro, una più o meno, tra l'altro la sera era così tranquillo, sorridente, felice a festeggiare con tutti quanti gli altri, che non credo che avesse ancora lo shock da medaglia d'oro, quanto invece la preoccupazione di rientrare quanto prima a casa, perché siamo un erede di 6 mesi, e quindi era giustamente preoccupato, chissà che se mi riconoscerà, anche perché con i turni di lavoro la sigla e con le sveglie mattutine per allenarsi e alzarsi alle 4 del mattino, dice praticamente non faceva vita. E capita purtroppo a tutti quanti gli sportivi, a chi non è professionista di Stato, certo. Chi non è professionista di Stato qualche sacrificio più gli tocca purtroppo. E ora, siccome sembra che gli abbagnali di capo siano orientati a continuare fino a Barcellona,
perché hanno detto o smettiamo, continuiamo per 4 anni, chissà quante levatacce ancora. Mentre invece lo Schermidore affronta una giornata un po' più tranquilla, ecco, lo Schermidore è Schermidore. Ma diciamo che l'allenamento tipo nella scherma è quello di fare una buona dose di palestra al pomeriggio, sempre a livello scherma. Si fa della preparazione atletica i primi mesi, diciamo in settembre, così adesso quest'anno è un po' particolare perché c'erano le Olimpiadi molto tardi, ma normalmente i ragazzi cominciano all'inizio di settembre, metà settembre, a fare un po' di preparazione atletica molto leggera, tanto da riprendere un po' di tono muscolare e diciamo il fisico così pronto alla stanchezza. Poi si ricomincia con qualche seduta leggera di lezione e dopodiché si riparte il solito tran tran lezione, tirare con i propri compagni di sala, una leggera preparazione, un riscaldamento iniziale fino a che non cominciano le gare. Dopodiché la nostra nazionale convoca i migliori 10 in ritiri collegiali a secondo di che tipo di annata bisogna fare in relazione alle gare di Coppa del Mondo. Ecco, si cerca di tenere gli atleti allenati ma non certo al massimo della preparazione, anche perché il clou come al solito è il campionato del mondo che si svolge sempre verso luglio-agosto e le Olimpiadi ogni 4 anni. Adesso i ragazzi paradossalmente a novembre hanno già la prima gara di Coppa del Mondo, siamo praticamente all'inizio d'ottobre, che cosa dovrebbero fare? Le match suivant, io mi sparerei. Probabilmente dovrei farlo, visto in Coppa del Mondo ci sono gli arbitri. Sì, ma noi ricominciamo. Coppa del Mondo è una gara all'inizio che non vado quasi mai a fare. Io faccio normalmente le gare di Coppa del Mondo in Francia, quelle in Italia e una in Germania, su 6. Adesso vediamo da questo punto in avanti, 7 a 5, ecco, da questo punto in avanti io per cercare di arrivare qui in tempo, cercare anche di mangiare qualcosa perché ormai qui gli orari sono saltati completamente, il fuso c'è, non c'è, è uguale, infatti, si dorme quando si ha la possibilità, si mangia quando c'è tempo. Ecco, io questi assalti non li ho visti, un attacco, una parata e risposta di Romankov, 2-0 per lui. Diciamo che i sovietici sono a 2 passi dalla vittoria, quindi dalla medaglia d'oro, e i tedeschi sono a 2 passi dagli avversari. Sì, sono 8, 7-5, 7-5, sì, quindi... ma è tutto da vedere ancora, io ripeto, non so, ancora una volta lo dico, non so il punteggio. I tedeschi stanno tirando molto male in questo momento, qui ecco Romankov che vedete, prima ci pensa un attimino e poi tira sul ditino dicendo sì sì è vero, sono stato toccato, comunque, ecco, i tedeschi potrebbero riuscire fuori perché tutto sommato non sono poi questa grande squadra, questa squadra In campo femminile sì. Sì, in campo femminile sì. Quindi il fioretto femminile non dovrebbero avere problemi. Ecco le possibilità delle italiane. Le possibilità italiane sono sempre molto buone, hanno vinto molto bene con la Cina, oggi ho visto tirare molto concentrata Torina Vaccaroni che ha portato praticamente avanti la squadra con tranquillità. Vedete lui che... sempre Romankov che discute, vediamo un po' questa toccata, ecco, lui dice di aver parato, invece ha toccato il braccio dell'avversario e quindi si è toccato il braccio con la lama e non la lama dell'avversario, quindi giustamente il collega ha dato l'avversario non valido del tedesco. Dicevo prima che Dorina Vaccaroni ha tirato molto bene, le ragazze hanno risposto abbastanza bene all'incontro con la Cina che insomma tutto sommato non era facilissimo sulla carta perché c'è la Luan, campionessa olimpica a Los Angeles, ha tirato benissimo negli scorsi campionati del mondo, c'è ma non bene in questa Olimpiade, direi molto male. Però ecco, i campioni tirano molto male ma ingranano una giornata sola e rischiano di farti fare delle belle brutte figure, ecco.
Intanto Romankov, che conduceva per 3-0, vede l'avversario avvicinarsi, la situazione è ora di 3-2. C'era un buon pubblico. Sì, discreto pubblico, non era il pubblico delle grandi occasioni. Noi non abbiamo mai un grandissimo pubblico, però almeno una volta l'anno alla Coppa Martini a Parigi abbiamo un pubblico allo stadio de Coubertin che tocca le 3.000-3.500 unità, per cui arbitrare un po' è abbastanza delicata la questione, quando c'è magari qualche francese in pedana. Ricordo di aver fatto la finale delle Olimpiadi a Mosca nel 1980 con 10.000 persone, sembrava uno stadio di calcio, in effetti era uno stadio di calcio, era lo stadio che usa la Dinamo di Mosca nel periodo invernale, onde evitare di giocare sul marmo ghiacciato dell'esterno, fanno queste partite all'interno e quindi hanno anche una capienza di pubblico notevole. Durante le Olimpiadi i russi sono abbastanza appassionati. Ecco, qui che è successo? Qui che è successo? Ecco, io la stoccata non l'ho vista. Allora, dovremmo rivederla, dovremmo rivederla. Che discuteva, se n'era andato in fondo pedana, c'era Bruchier, Thierry Bruchier, che stava decidendo come dare. Ecco, vediamo. Allora, ecco, Romankov batte il ferro. Ecco, il tedesco sull'attacco di Romankov batte e tira. E per me la parata di risposta era del tedesco contro Romankov. Rivediamolo. Allora, Romankov. Eh no, qui è troppo tardi, ormai non la possiamo più rivedere. La vediamo da dietro, esultano entrambi. Sì, ecco, poi Romankov va in fondo alla pedana, tutti e due esultano e alla fine dei conti l'arbitro decide la stoccata in favore di Romankov. Quindi 8-5, come vedete anche nella sovraimpressione, e l'Unione Sovietica è vicinissima alla medaglia d'oro. Ecco, a questo punto, ritornando al discorso, c'è stato anche un cambio, vedo che è entrato la riserva dai tedeschi. Thomas Endres. Sì, Endres, hanno messo Endres. Contro il giovane Mamedov, sì. Questo Endres è uscito fuori facendo un paio di risultati nello scorso anno. Ecco, qui ritornando al discorso che tu hai fatto non molto tempo fa relativo a quella a disposizione dei tiratori in pedana per la finale a squadre, ecco qui che tipo di scelta allora sarebbe stata fatta dai tedeschi e dai sovietici? Sì, i tedeschi hanno messo come squadra una squadra di attesa, cioè i boss, diciamo, hanno gli ultimi match, mentre i russi hanno messo una squadra vincente dall'inizio e tutto rispecchia, diciamo, le decisioni delle panchine. Ora vediamo gli ultimi quattro match come andrà a finire. Se ci saranno. Sono questi, uno già c'è stato, certo, e doveva invertire la situazione, invece ancora non l'ha invertita, ha vinto ancora Romankov, ha fatto il primo giro. Adesso ci dovrebbe essere l'inverso, cioè i forti tedeschi che tirano con i deboli dei russi, se possiamo dire, certo, certo. Deboli, però ecco, sulla carta sono dei nomi già provati in altre competizioni, Tizio ha tirato meglio con Caio, quindi ecco, cercano di mettere, certo, le cose in modo, ecco, da poter vincere subito o comunque tenere anche una bella stoccata, un attacco. Ecco, come è avvenuta? Spieghiamo un pochino il meccanismo di questa stoccata. Ha fatto una finta di attacco in frecciata nella parte alta. Il tedesco è andato in parata e lui ha chiuso la stoccata con un colpo al bersaglio grande. Quindi è caduto nella trappola. Sì, è caduto nella trappola. Classica finta. Il tedesco è andato a parare, ha preso un pugno di mosche. Non ha più trovato la lama dell'avversario. Sì, ha fatto simultaneo, soltanto che il tedesco è uscito e il russo ha toccato. La vedo un po' buia perché
Vedo il tedesco entrato nella bagarre un po' tardi. 8-5 è un punteggio pesante per la riserva che entra e sa che non può perdere, perché se perde ha perso tutta la squadra. Mamedov era già in pedana da prima. Tra l'altro per la prima volta che è salito in pedana ha anche vinto. Sì, certo. Mamedov. Oh, bravissimo schermidore. Un bel tiratore, non per niente ha fatto anche l'individuale Mamedov. Quindi nei cinque è certamente il più forte, o diciamo tra i tre più forti. Certo. 3-1 il parziale, quindi vicinissimo al successo, in questo caso è vicinissimo al successo anche l'Unione Sovietica. L'atteggiamento in questo momento del tedesco così prudente? Hanno fatto tutte e due le squadre un atteggiamento di difesa, cioè tentavano di spingere l'avversario. Qui viene assegnata la stoccata al tedesco? Non ho visto. No. Questa sì è la stoccata valida? No, l'attacco avversario non valido. In quanto il sovietico ha toccato una parte esterna, sì, una parte esterna al corpetto metallico. E quindi la successiva stoccata del tedesco non è valida. Non è valida, certo. Perché l'attacco era la convenzione. Certo. Partiamo dal presupposto di avere due armi senza la punta, e cioè con la punta affilata. Il tiratore che ha toccato l'altro, ancorché in un punto braccio o gamba, certamente l'ha ferito. Quindi l'altro non poteva rispondere, perché? Perché essendo stato ferito non aveva la reazione giusta. Ecco, adesso torniamo un attimino al fioretto dei nostri tempi, essendoci la protezione, chi subisce la stoccata in bersaglio non valido non subisce certamente una ferita e ovviamente ha la prontezza di poter rispondere. Però basandoci sulla convenzione, e cioè sulla base del duello innanzitutto, chi tocca il bersaglio non valido in un'azione valida ha dalla parte sua la sospensione dell'assalto, cioè la parata risposta eventuale portata in bersaglio valido dall'avversario viene annullata. È una stoccata dal successo, i sovietici che sono pronti vicino alla pedana per esultare. Probabilmente avremo l'assalto a Mamedov. Sono 4-1. Ed è la toccata valida. Toccata valida, Andres ancora una volta è partito con il braccio un po' sospeso. Guardate come esultano i sovietici. Sono contento, voi non potete credere la contentezza di Alessandro Romankov che dopo 5 campionati del mondo, ma mai una medaglia d'oro o una medaglia di un valore, diciamo, di un metallo pregiato nelle Olimpiadi. Quindi nella individuale finalmente la medaglia di bronzo e nella squadra finalmente la medaglia d'oro. Ecco i nomi dei 5 sovietici, tiratori sovietici che vanno così a conquistare la medaglia d'oro. Al secondo posto c'è la Repubblica Federale Tedesca, al terzo posto l'Ungheria, al quarto la Repubblica Democratica Tedesca. Ecco, com'è finito, ricordi il punteggio fra l'Ungheria? 9-5. Ecco, vediamo l'ultimo assalto. Sì, ecco, tocca il ferro, sì, e poi... tocca il ferro, ma ormai era troppo sbilanciato con le gambe in avanti, però guardate come si è piegato il fioretto, chissà per quale motivo strano non ha suonato. Qualcosa non funziona bene con la macchina. Domani mattina vedremo un attimino di portare i tecnici a fare un controllo molto accurato. Esatto, approfondito, anche perché era successo nei giorni scorsi già un fatto del genere. È persistente questo tipo di disguido, è persistente, e cioè a contatto di lama l'un con l'altro
diciamo che il fioretto non suona in un modo corretto. Bene, siamo arrivati dunque alla conclusione di questa terz'ultima o quart'ultima giornata dedicata alla scherma nelle Olimpiadi. È stata segnata così anche la medaglia d'oro nella prova a squadre, va all'Unione Sovietica davanti ai tedeschi federali, tedeschi democratici e l'Ungheria. Grazie Alessandro Carpentieri, grazie a voi tutti per la cortese attenzione. Buonasera.